Ciao a tutti, buonasera amici del Centro Culturale Pavia Cittasana. Questa è un'edizione straordinaria del quarto d'ora accademico perché abbiamo il quartiere San Pietro, dove risiedo, che praticamente è sotto attacco. Da prima di Natale, con l'episodio della rapina perpetrata presso la cartoleria Il Cerchio delle Fate, con un'aggressione anche al titolare di questa attività, con conseguente rapina. Negli ultimi giorni, nelle ultime ore anche, si sono così ripetuti episodi nei quali gli esercizi di via San Pietro in Verzolo e di viale Cremona sono stati fatti oggetto di particolari attenzioni. Mi trovo stasera insieme a Roberta, titolare del bar Arte e Caffè in via San Pietro in Verzolo, perché con lei volevo capire cos'è accaduto alle attività che sono qui praticamente a fianco alla sua. Roberta. Cioè, è stata una successione di furti e devastazione, perché in una sola notte hanno visitato parecchi negozi devastandoli e senza poi portare via nulla di particolare. Sì. L'unica cosa è la distruzione che hanno lasciato e la paura nei negozi che non sono stati visitati, perché anche soltanto la sera dopo questi furti, sì, ne è successo un altro. Quindi vuol dire che le persone che hanno fatto tutto questo non sono per niente impressionate dalla... Assolutamente no. Allora, possiamo un po' riepilogare quello che è accaduto. Allora, qui a fianco abbiamo la pizzeria Pomodoro e Basilico, sì, che pare sia stata oggetto di visite per un paio di volte addirittura. Durante la stessa giornata. Sì. In più la panetteria che c'è a fianco, sì, a questa pizzeria Pomodoro e Basilico, sì, anch'essa visitata. Sì. Non ho idea di quello che sia stato sottratto ai titolari di questa attività. In più Coccole Cibose, sì, in sostanza in Viale Cremona, sì, sì, all'incrocio in pratica con Via Francana e Via Pollaioli, lì mi pare invece che abbiano fatto un buco nella vetrina. Hanno divelto proprio la vetrina e sono entrati anche lì rubando quello che hanno potuto rubare, ma anche devastando proprio il negozio, ecco. E poi hai dimenticato anche la pizzeria Casa della Pizza, anche lei è stata visitata. Per ultimo anche il titolare della salumeria Mangolini è stato... Questo ieri sera. Noi stiamo facendo questo video, oggi è sabato, sono praticamente le 17, ma ci stiamo riferendo ad un fatto accaduto ieri sera, sì, all'orario di chiusura della salumeria Mangolini, ma 14 gennaio, sì, non si sono introdotti dentro la salumeria, ma cosa è successo? Dalla ricostruzione che ho ricevuto io, non ho parlato direttamente col titolare, ha trovato la gomma bucata della sua auto, quindi questo doveva servire per rallentare la sua partenza. E quando questo è andato a chiedere di sostituire la gomma, hanno portato via gli incassi della giornata dalla macchina, ecco. Quindi è stato, ecco, se lui non fosse andato a cercare magari aiuto, probabilmente avrebbero derubato lui di persona, perché i soldi li aveva addosso lui. Quindi una situazione ancora più pericolosa. Sì, era curato, era controllato, sapeva i suoi spostamenti, quindi vuol dire che ci sono persone che ci controllano. Io guardo, non vedo nessuno, ma magari sono controllata e aspettano anche me quando chiudo, quando arrivo. Io faccio degli orari veramente... dove non gira anima viva, perché alle 5:30 del mattino c'era poca gente. Certo. Ho veramente paura, ma aspetto di tutto, veramente. Siamo terrorizzati qua, ecco. Senti Roberta, c'è anche un sospetto, visto che
è stata notata una certa attività attorno alla SNIA. Pare che anche essa nuovamente sia popolata. Ricevuto anche tu questa segnalazione? Sì, ho sentito varie testimonianze di persone che passano magari con il cane in orari particolari, oppure che ci entrano perché ci sono dei capannoni magari di proprietà, e mi dicono che vedono movimento, vedono dei lucchetti che non si sa di chi siano, quindi vuol dire che qualcuno si sta muovendo, ecco, magari. Quindi dicevo, il quartiere è sotto attacco, anche perché recentemente sono stati numerosi gli episodi nei quali è praticamente stata interrotta la corrente elettrica e l'illuminazione pubblica, e si sospetta che magari ciò potesse essere una strategia per avere il favore delle tenebre e compiere degli atti criminosi. Sì, in sostanza, poi, collegando un po' tutto quanto, c'è preoccupazione per la propria sicurezza, per la sicurezza e delle proprie attività. E non si parla d'altro, tra l'altro, in questo periodo non si parla. Quindi cosa chiedi tu, Roberta? E penso che sia un po' allora, il sentire e chiedere comune. Intanto noi pensiamo che una sorveglianza maggiore, cioè un controllo un po' più rafforzato, soprattutto negli orari di apertura e chiusura, che sono i più delicati dei negozi. E poi anche delle telecamere potrebbero essere utili, secondo noi, anche per sentirsi più sicuri soltanto, magari per ricostruire dei movimenti, degli spostamenti, se non per identificare le persone che magari non sono riconoscibili, ecco. Bene. Questo è, cioè, vorremmo un po' più di attenzione. Di attenzione. E per quello che riguarda ciò che è stato così manifestato e dimostrato anche dall'amministrazione comunale, mi pare che siano passati ieri il sindaco e qualche assessore. Sono passati sì, nei negozi che sono stati visitati dai ladri, ma in poche parole, insomma, non hanno capito bene che cosa si possa fare, ecco, perché qua di risposte non ne abbiamo avute al momento. Quindi parole, solidarietà, ma alcun atto di concretezza, mentre invece voi. Noi vorremmo più presenza anche di qualche divisa. Sì, un passaggio un pochettino più. Perfetto. Vabbè. Roberta, ti ringrazio. Grazie a voi. Sono con Elisa Fioletti nell'omonima panetteria in via San Pietro in Verzolo. Ciao Elisa. Allora, rispetto a ciò che è un po' l'oggetto della nostra puntata del quarto d'ora accademico, il quartiere è sotto attacco. Sì, e anche, direi proprio di sì. E anche la vostra attività, la vostra benemerita attività è stata oggetto di attenzione da parte dei ladri. Vuoi raccontare quello che è accaduto? L'altra mattina, giovedì mattina, sono arrivata e c'era la saracinia scalzata e la porta e il vetro della porta frantumato. Io ho aperto con la chiave, perché la chiave la serratura ho trovato un disfacelo, vetri, poi ho proseguito di là nell'ufficio, c'erano carte, fatture, registri, classificatori ovunque, per terra, sulla scrivania, in cucina, ovunque. E niente, ho visto che dalla cassa avevano tirato fuori il cassetto e mancava tutta la moneta. Vabbè, quello sì, soldi non ce n'erano, però un disastro. Che danni materiali hai subito oltre alla sottrazione della moneta? I danni sono stati la rottura del vetro. I vetri, i danni sono stati quelli. Ed è già stato riparato? È stato riparato, perché per forza, per sicurezza, bisogna ripararlo subito. Certo. Bisogna ripararlo, bisogna ripristinare il più in fretta possibile ogni cosa, ripulire, perché noi abbiamo bisogno di continuare, e quindi in mattinata abbiamo cercato, fatto in modo di essere presentabili e nuovamente operativi. Certo. Mi pare che ieri obiettivo è quello. Abbiate anche ricevuto la visita dell'amministrazione comunale, è venuto il sindaco Fracassi, l'assessore al commercio, la provincia pavese, il Ticino e poi tutti i fotografi, e abbiamo esposto quello che è successo.
E io poi alla fine ho chiesto al sindaco, le ho detto, ma adesso stringendo che cosa potete fare per noi in concreto? Ecco, cosa avete chiesto e cosa vi è stato garantito? Guardi, io avevo proposto mettere delle telecamere lungo la strada che servono per noi e anche per la tutela del cittadino, di chi ci abita, delle persone che vengono scippate, anche derubate, ho sentito tempo fa, qualche mese fa. E loro mi hanno detto che le telecamere non servono a niente, che vengono incappucciati, che io ho visto anche troppi film. Io ho detto, vedrò anche i film, però intanto quando anche nei telegiornali vedo che quando ci sono le telecamere, intanto è un deterrente che se ne guarderebbero un attimino. E poi insomma non è vero, perché io gliel'ho detto, ma dalla corporatura, dall'andatura, cioè uno può essere riconoscibile, anche perché loro queste persone qua, le persone dell'ordine, i vigili, i carabinieri, un po' li conoscono. Certo. Invece mi hanno detto che... Elisa, volevo chiedere, ci sono dei sospetti? Perché poc'anzi ne parlavo e si diceva che c'è ancora dell'attività alla SNIA, c'è un po' di movimento. Ho sentito che c'è dell'attività, io vedo che la sera passano facce, insomma, che io prima non vedevo, persone che guardano dentro, però io adesso divento anche sospettosa, ma cioè io proprio sospetti non ne ho, io non posso indicare nessuno perché... Allora, telecamere, magari qualche divisa. Guardi, io vorrei che ci fosse una vigilanza proprio sul territorio, non so, vigili, carabinieri, volanti che passano e poi soprattutto l'illuminazione, che noi quando spegniamo le nostre luci qua, la strada è buia. Se io dovessi abitare qua, io uscire di casa non mi azzarderei proprio. Quindi, dopo le 7:30, quando chiudono i negozi, veramente qui diventa... Una richiesta di maggiore sicurezza. Perché in questo momento io ho paura a stare qua. Bene, grazie Lisa, grazie. Mi trovo in compagnia con Angela Pietra nell'omonima gioielleria oreficeria. Buonasera. Buonasera, Angela. Buonasera a lei, allora, buonasera a tutti. San Pietro sotto attacco, soprattutto gli esercizi commerciali, le attività. Ecco, rispetto a quello che è accaduto nelle ultime settimane e nelle ultime ore, vittima anche la salumeria Mangolini, il proprietario, che è stato fatto oggetto nella propria autovettura di una sottrazione dell'incasso ieri sera. Ecco, questa escalation che è accaduta, come vi preoccupa? Siete preoccupati? Avete qualche esigenza, qualche richiesta da fare? Siamo molto preoccupati, avremo bisogno di un maggiore controllo, perché comunque a tutte le ore del giorno si esce, non è detto che ci sia in giro qualcuno, perché è una strada di molto passaggio con la macchina. Quindi spesso e volentieri siamo da sole, siamo donne e abbiamo proprio paura ad uscire. È il momento più delicato, effettivamente. Speriamo tanto che qualche macchina in più della polizia, qualche macchina in più dei vigili, un attimino più di sicurezza, qualche telecamera in più, in modo che anche loro, anche questi disgraziati, possano vedere che c'è un controllo maggiore e possa naturalmente servire di più a noi. Avete notato qualche attività sospetta, qualche presenza che magari poteva dare nell'occhio, perché possa essere allora utile magari a chi indaga, a chi sta insomma in questo momento attenzionando? Per ora no, per ora non abbiamo notato niente di particolare, anche se sappiamo che in zona purtroppo ci sono molti nomadi che entrano nei negozi e ci provano a combinare qualcosa. È vero, sono dappertutto, quindi non è che possiamo fare molto, però comunque anche loro devono vedere che la città ci dà un po' più di sorveglianza, ci dà un po' più di aiuto per stare più tranquilli. Sentivo dire adesso ultimamente che anche all'area SNIA è stato notato qualche movimento, qualche persona. Voi vi siete accorti di qualcosa? No. E comunque controlliamo sempre, perché passando e così un'occhiatina si dà sempre. No, per ora no. Perfetto, grazie Angela, grazie. Grazie a lei. Mi trovo con una vecchia conoscenza del Centro Culturale Pavia Cittasana, con Fabrizio Cavaldonati abbiamo cooperato anche in alcune occasioni per far vedere le cose che funzionano, soprattutto quelle che non funzionano. Ecco Fabrizio, per quello che sta accadendo
a San Pietro, questo quartiere sotto attacco negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Parlando così un po' tra di noi, avevi lanciato una proposta, ecco, vuoi ribadirla anche qua ai nostri microfoni? Certo, ma ho visto la situazione davvero un po' imbarazzante, se non grave, in questo periodo. Poi magari è il picco, ma in ogni caso sappiamo che i furti, i danni alle vetrine, alle persone, comunque succederanno sempre, diciamo, tra virgolette, magari con meno intensità, ma succederanno. Poi, come mi hai raccontato, c'è anche il discorso che forse è stato fatto un sabotaggio alle luci, insomma una serie di fatti che ha, diciamo, anche interessato il social L24, in particolar modo quello di WhatsApp, che si occupa di una rete di iscritti volontari, un po' come il controllo del Senato, che appunto danno evidenza di queste situazioni e cercano di dare una mano per appunto evidenziare queste quelle che possono essere le carenze, una sorta di occhio umano sopra, con il telefonino in mano, in una rete come WhatsApp, che può avvisare ed essere d'aiuto, esatto, nel individuare delle situazioni, esatto, sospette. Esatto. Questo succede regolarmente ogni minuto sul nostro canale WhatsApp. Il 90% delle segnalazioni sono di carattere viabilistico, incidente eccetera, ma WhatsApp L24 è nato anche per la criminalità. E quindi l'idea qual era? L'idea era quella di staccare, diciamo, formare una branca nuova di L24, San Pietro L24, separata da quella invece generale di Pavia e dei vari comuni che sono iscritti, e per vedere se si può dare una mano in questo senso. Ormai le segnalazioni su WhatsApp sono molto veloci e immediate, e quindi è quella la caratteristica principale. Allora dovremmo declinare meglio la proposta, spiegarla, trovare la possibilità di reclutare e personale, organizzare, esperienza c'è, abbiamo già L24, quindi sappiamo tutte le caratteristiche di come si opera in questo senso, e facciamo questa prova, vediamo. D'altronde è un'idea. È anche una cosa per adesso totalmente gratis, nel senso che certo, e quindi potrebbe essere, crediamo che molte persone possano associarsi a questa rete L24, vediamo un po' come va. È un'idea che nasce dal basso, quindi scollegata anche da ciò che sono le istituzioni o quello che può essere un controllo coordinato. Abbiamo l'esperienza L24, quella generale, quella che riguarda appunto i comuni interessati e la viabilità di Pavia. Sulla base di questo, sull'esperienza, ormai sono 5 anni, dovrebbe funzionare anche qui l'anello di connessione tra le persone che abitano in San Pietro, e trovare almeno, diciamo, un tamponamento, chiamiamolo così, immediato, perché io ho sentito che la telecamera non può arrivare domani, forse anche il vigile non si sa se arriva domani, quindi visto che mi hai raccontato che sono stati fatti furti continuativi, cioè a raffica, tra l'altro addirittura l'ultimo ieri, giusto? L'ultimo ieri, a questo punto proviamo anche questa strada. A mobilitarci come popolazione, come residenti. Esatto. Grazie Fabrizio, sviluppiamo questa idea nei prossimi giorni. Molto gentile, molto orgoglioso. Grazie a te. Grazie.